Ben ritrovati a questo 16° appuntamento con la storia di Treviso. Come promesso, vi parleremo del bombardamento. Accanto a me c'è il dottor Luca Milalparu, appassionato di aeronautica, che per i suoi studenti ha scritto un libro che spiegava come molto spesso, ancora oggi, circolino delle fake news su questo evento storico. Ovviamente noi faremo un'analisi molto breve per stare nei nostri soliti 10 minuti e tralasciando il lato umano della vicenda, che ovviamente è ancora molto vivo nei ricordi della popolazione trevigiana. Cercheremo di spiegare come mai è avvenuto questo bombardamento da parte degli americani e soprattutto perché ci sono stati così tanti morti. Come mai Treviso è stata bombardata? Treviso è stata bombardata perché aveva un importante centro di smistamento ferroviario. In pratica la sua stazione era una delle più importanti per portare i fornimenti, soprattutto verso le linee tedesche, a Cassino. Ricordiamo infatti che nel nord da noi c'erano ancora i tedeschi e tutta la nostra zona era occupata, doveva essere ancora liberata. E tutto nasce dalla situazione un po' di impantanamento degli alleati nella zona di Cassino. Per limitare l'afflusso di questi rifornimenti ai tedeschi, si trovano a bombardare e distruggere le stazioni ferroviarie. Una di queste stazioni è la stazione di Treviso. Possiamo dire che è stato un atto terroristico oppure no? No, a tutti gli effetti è stato un bombardamento eseguito male, l'elevato numero di morti è probabilmente dovuto all'imprecisione dei piloti americani che hanno tenuto delle formazioni molto allargate e in questo modo le bombe sono cadute in larghezza su una striscia molto più ampia e anche in lunghezza, andando oltre quello che era l'obiettivo legittimo e investendo la città con un numero effettivamente spropositato di bombe. Abbiamo delle prove che dimostrano che gli americani avessero pianificato questo bombardamento e quindi che non fosse... Sì, le foto degli americani erano già state fatte nel novembre e ancora prima nell'agosto del 43, dunque ben prima del bombardamento di Treviso, dove avevano evidenziato non solo i punti da distruggere, cioè quelli che a livello militare valeva la pena colpire, ma soprattutto le zone da preservare, cioè le zone di interesse storico. Ricordiamole, Duomo. Il Duomo è stato individuato, il Duomo, la chiesa di San Nicolò, la chiesa di San Francesco, la biblioteca comunale. Purtroppo il bombardamento è stato eseguito in modo pessimo dai navigatori bombardieri e questo è stato segnalato anche al rientro dei bombardieri alla base nel sud Italia, giudicandolo proprio con un bassissimo punteggio dai loro superiori. Qui vediamo alcune immagini, per esempio della chiesa di San Nicolò, che hanno cercato di proteggere con dei sacchi di sabbia, ma molti dicono che il bombardamento fosse invece stato deciso all'ultimo minuto perché c'era una riunione di gerarchi nazisti, perché sull'hotel Stella d'Oro c'era una persona che sventagliava un fazzoletto. Sono fake news? Come mai? Sono delle fake news. Stabilire un'azione di bombardamento strategico era stata pianificata con mesi di anticipo, dunque ben prima che si potesse sapere con un avviso di qualche giorno della presenza di qualche gerarca nazista da colpire, che poi effettivamente colpire una persona o un obiettivo da 4.500 metri anche col sistema Norden, che è un dispositivo segretissimo negli Stati Uniti, dava una precisione, però nell'arco delle centinaia di metri non si avevano a disposizione bombe con guida laser, con guida GPS come negli anni 2000, come abbiamo adesso, e dunque praticamente è impossibile, se non con un aereo molto più piccolo di quelli utilizzati, andare a centrare un hotel in questo modo. Dicono anche che forse avevano confuso la parola Treviso con Tarvisio.
anche questa è una fake news, dagli archivi americani si evince che la città di Treviso è stata scelta per quel giorno nell'operazione Good Friday, che faceva parte di un piano più ampio che si chiamava Piano Baker, il quale è all'interno dell'operazione Strangle, ossia strangolamento. Strangolamento delle vie di rifornimento dei tedeschi. Dunque un piano che ha già in atto da parecchi mesi e che il Venerdì Santo purtroppo è toccato alla città di Treviso. Per molte volte i bombardieri erano passati oltre per andare a colpire il nord, le basi o le industrie della Germania. I trevigiani si erano un po' adagiati sulla falsa sicurezza che anche questa volta sarebbero passati oltre. E in più il Venerdì Santo è un giorno molto particolare, certo, dove si trovava con le famiglie. Molti non hanno lasciato le case credendo che l'allarme si sarebbe risolto in una bolla di sapone. E purtroppo così non è stato. C'è un'altra prova che dimostra che non è stato un bombardamento di tipo terroristico? Per esempio, che differenza c'è fra un bombardamento strategico, un bombardamento tattico, fra un bombardamento terroristico? Beh, abbiamo qualche altro esempio? Più che altro distinguerei la filosofia americana e la filosofia inglese. La filosofia degli Stati Uniti è di bombardare di giorno proprio per avere la massima luminosità e la massima visibilità dell'obiettivo e dunque la massima precisione. Treviso è stata bombardata di giorno proprio per limitare i danni collaterali. Purtroppo è stato eseguito male con tecnologia degli anni 40 ed è stata una vera e propria strage. Gli inglesi invece bombardavano di notte. Ecco, con gli inglesi l'alleato americano più volte si è scontrato non essendo d'accordo, perché bombardando di notte i punti di riferimento ovviamente vengono a mancare o sono molto più imprecisi, in questo caso si creano delle vere e proprie stragi, e è quello che volevano perseguire gli inglesi. Infatti il comandante Harris, chiamato anche The Butcher, il macellaio, proponeva questa filosofia di bombardamento terroristico, voluta purtroppo dagli inglesi. Gli americani non hanno mai invece condiviso questa scelta, preferendo di bombardare non solo l'Italia ma anche la Germania con la luce del giorno, in modo tale da evitare i danni collaterali sia alle persone civili. Abbiamo parlato e citato più volte questo bombardamento impreciso. Le cause di questa imprecisione a cosa possono essere addotte? C'era una scarsa visibilità, c'era la flak, come mai non hanno preso bene la stazione? O se l'hanno presa, in che modalità? La formazione si è tenuta molto larga, dunque non stretta. Teniamo presente che stiamo parlando di aerei che sono dei veri e propri bestioni, dei quadrimotori come i B-17 o i B-24. Su Treviso erano B-17 e informazioni che dovevano essere molto strette, si chiamavano flying box. Queste formazioni sono state tenute più larghe dai piloti. È vero, la reazione tedesca con una flak, cioè, presente una flak con i pezzi di 88 tedeschi, che è stata molto aggressiva nei confronti dei piloti americani, dunque probabilmente hanno tenuto una posizione più allargata per evitare i colpi, o forse anche loro presi dall'insicurezza, o molto più semplicemente una missione svolta male con sufficienza. Certo, anche perché negli ultimi anni di guerra, ricordiamolo, venivano arruolati ragazzini molto giovani. Quindi pilota di B-17 aveva tra i 20 e i 21 anni, era già considerato un vecchio, era un capitano di velivolo. C'erano i gregari che avevano anche età molto più basse. Piloti che comunque avevano un addestramento basato in uno o più anni, due anni, negli Stati Uniti, dunque erano dei veri e propri professionisti essendo così giovani. Tenete presente però che le missioni avvenivano ininterrottamente e questi piloti erano anche molto molto stanchi. Probabilmente su Treviso è capitata una missione dove questa concentrazione nell'eseguire il bombardamento è venuta a mancare. Da alcune report delle informazioni americane che sono state desegretate si parla anche di una nuvola di fumo, quasi un nebbiogeno, cioè una sostanza che volesse celare all'ultimo minuto l'obiettivo principale. Ecco, su questa ci sono delle conferme dai piloti di scorta dei P-38, ma poi non vengono confermate dai piloti di B-17, dunque non si sa effettivamente se la cosa sia avvenuta o meno. Ok,
Un'ultima curiosità, come mai così tanti morti? Treviso era preparata a un eventuale bombardamento? Aveva provveduto a dei ripari corretti? I fugi molto deboli, basati per lo più su mattoni, non su cemento. I fugi che troviamo invece in Germania erano costruiti proprio per resistere all'impatto di bombe di grosso calibro. Questi sono quelli ovviamente in Germania riuscivano a sopportare quindi un carico pesante, sì, bombe da 200-300 kg. Invece quelle che hanno colpito Treviso? Sono bombe da 200 kg. I fugi probabilmente creati in Italia erano creati sulla base delle bombe utilizzate dagli italiani, di calibro minore. Ecco qua un esempio, vedete? La copertura era proprio i mattoni, a volte venivano prese solo due muri di una vietta ricoperti così e quindi, per esempio questo era quello dei bagni, sì. Causavano più morte che salvezza. L'ultimissima cosa, l'ultimissima forse fake news, molto spesso con la coscienza del momento, con l'emozione, con la tragedia, si sono ingigantiti un po' i numeri. Si parla di un 80% della città distrutta solo nel 7 aprile 44. È vero, non è vero? Ci sono stati altri bombardamenti? Ci sono stati altri bombardamenti della città di Treviso. Il 7 aprile è rappresentativo, non solo azioni di bombardamento, ma poi anche azioni di strafing, ossia di mitragliamento, quando il fronte si è spostato più verso il nord e sono stati disponibili aerei più piccoli che potevano abbassarsi anche di quota e mitragliare i treni o anche le colonne che potevano essere purtroppo anche fatte da persone civili che non erano certamente un obiettivo militare legittimo. Ecco, lì stava nella scelta del pilota decidere se quella colonna vista ad altissima velocità e a una quota anche di 400 metri, dunque non elevatissima, potesse essere un obiettivo militare o meno. Certo, qui abbiamo un esempio delle bombe che hanno colpito Piazza della Vittoria. E sono seguiti i bombardamenti, il più famoso dopo quello del 7 aprile 44 è quello del 15 marzo 45 che ha colpito Madonna Granda, che è qui vicino a noi. Bene, io penso che questo sia un invito ad approfondire la storia, soprattutto a non incorrere mai nel rischio di politicizzarla, strumentalizzarla. Quando si affronta un tema, per quanto doloroso, bisogna sempre ricercare la massima obiettività. Ricordiamo oggi comunque tutte le tantissime vittime del bombardamento e dei successivi bombardamenti e con questo vi diamo appuntamento a domani e ringrazio il professor Milalparo. A presto e alla prossima.